insomma, sarà lei a svelare chi è il protagonista di questa storia maledetta. L'avrete sentita tanti, tante volte, ma non raccontata da Ludovica. Storie maledette di Sanremo. Oggi vi voglio, stasera vi voglio parlare di Luigi Tenco, questo personaggio incredibile della nostra storia della musica italiana. Una volta di Luigi Tenco un giornalista che l'ha intervistato ha detto che era intrattabile, semplicemente perché gli ha chiesto parlami di te. E lui ha detto una serie di cose, dove era nato, quello che faceva, e poi ha risposto e quindi questo ti cambia qualcosa in come canto, meglio, peggio, non capisco che domanda tu mi abbia fatto. Dopodiché appunto ha detto che era intrattabile e che intervistarlo era stato impossibile. Quindi Tenco disse, ecco, il solito che non ha capito assolutamente niente, io non sono intrattabile, semplicemente voglio che mi si facciano delle domande vere. E questo era Tenco. Tenco era un alternativo, un antipersonaggio della nostra musica, era una persona testarda, incredibilmente testarda. Forse anche molto molto infelice, semplicemente perché non si sentiva mai capito, pensava sempre che il mondo ce l'avesse con lui, pensava sempre che tutto quello che faceva non arrivava, e dato che lui metteva tutta la sua anima in quello che faceva, questa cosa lo faceva soffrire maledettamente. Infatti la bellissima canzone che ha scritto, Mi sono innamorato di te, doveva cantarla Gaber, ma Gaber gli ha detto no, questa è tua, la devi cantare tu. E in questa canzone lui dice, io mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, perché la mattina volevo qualcuno a cui pensare e la notte qualcuno di cui sognare. È bellissima, è schietta, è dura, è triste come è stata poi tutta la vita e la fine di Luigi Tenco. Perché la fine di Luigi Tenco rimarrà sempre un mistero, non si sa se è stato un suicidio o un omicidio. Quella notte tra il 26 e il 27 gennaio del 67 è stato ritrovato il suo corpo nella camera d'albergo a Sanremo, perché lui era a Sanremo con Dalida, con una canzone non bellissima, Ciao amore ciao. Ed era già amareggiato, era depresso, infatti erano andati a cena, lui però non si sentiva bene ed era tornato in camera. E Dalida però dice che alle 2:10 l'era andato a trovare, lui era ancora vivo. Il medico legale ha detto che alle 2:25 più o meno dovrebbe essere stata la morte. Lui è stato ritrovato riverso a terra con una pistola accanto, dato che si era sparato ad una tempia. In realtà si pensa che possa essere stato un omicidio perché lui aveva vinto parecchi soldi il giorno prima al casinò e quei soldi non sono mai stati più ritrovati. In più la toppa della sua stanza era aperta e c'era una chiave fuori. Però è stata trovata anche un biglietto di Tenco che ben 23 anni dopo si è detto che effettivamente era suo. E la cosa strana è perché impiegarci tutto questo tempo per dire che quel biglietto era suo. Ad ogni modo in questo biglietto c'era scritto, io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo gesto non perché non sono più attaccato alla vita e non perché non mi piace vivere, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda avanti io, tu e le rose in finale. È una commissione che seleziona la rivoluzione. Spero che questo serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao a tutti, Luigi. Brava Ludovica, mamma mia. Sono andati via il parrucchiere perché avrei chiesto cosa avrebbero fatto sui capelli di Minghi. Di Minghi, sì, infatti, effettivamente non erano granché. Ma ricordiamo che sì, grazie a questa canzone ha chiamato la cagnetta Dudu. Dudu, esatto, Dudu. Bene, allora, con un bicchiere di vino e un panino, Ludovica stavolta ci porta nel mondo noir della storia maledetta che oggi è dedicata a... Mia Martini. Fai paura quando fai così. Oggi vi parlo di Mia Martini. Mia Martini, sorella di Loredana Bertè, entrambe sono state due personalità incredibili della nostra storia della musica italiana. La Bertè quando quando Mia Martini è venuta a mancare ha avuto un vero crollo nervoso perché lei non ha mai accettato che si trattasse di suicidio. Infatti spesso e volentieri è stata messa in discussione questa ipotesi, dato che il corpo è stato ritrovato ben 2 giorni dal decesso, il 12 maggio del 1995. L'autopsia dirà che è stata overdose da cocaina. Loredana Bertè non pensa che lei si sia mai suicidata, anche perché dice che al funerale della Martini c'era il padre che è sempre stato violento, e la Martini era ricoperta di lividi. E quindi lei è convinta che in qualche modo il padre sia stato il protagonista di questa orribile morte. La verità è che
è passato come suicidio alla storia, perché la Martini è stata messa veramente in croce da tutti quelli che erano convinti che lei portasse sfortuna, sfiga, lei non poteva più lavorare. Questa cosa è iniziata nel 1983, allorché lei ha dovuto ritirarsi dalle scene perché non è più riuscita a lavorare. Ne è tornata nel Sanremo dell'89 con la bellissima Almeno tu nell'universo. Cambia continuamente, scioccamente. Ma dobbiamo dire come è tornata a Sanremo. Renato Zero ha dovuto fare da garante per lei, firmando il cosiddetto contratto della vergogna fatto da Ragozzini, dove Zero si prendeva tutte le responsabilità se il teatro fosse caduto sopra le loro teste, dato che Mia Martini era là dentro. Una cosa incredibile ed assurda. Mia Martini, quando è tornata finalmente sulle scene, ha detto una cosa importantissima. Erano 7 anni che non potevo più fare il mio lavoro, per cui ho avuto dei momenti di grande depressione. E in quel momento ho sentito fisicamente questo braccio tattile di tutto il pubblico. L'ho sentito proprio sulla mia pelle ed è stato un attimo indimenticabile. Nel 92 fa un altro capolavoro incredibile con Roberto Murolo, con me, una canzone che farebbe piangere chiunque. Un capolavoro assoluto. Vieni con me e accomincia a capire com'è inutile star soffrire. Guarda sto mare che c'è in fondo in paura, sta cercando e c'è impara. Se c'è qualcosa che può insegnarci il suicidio di Mia Martini, presunto o vero che sia, è che le anime sensibili vanno rispettate. Le anime sensibili devono essere un tesoro dell'umanità, non vanno escluse, non vanno prese di mira. Le anime sensibili devono essere una nostra goduria, devono essere ammirate, mai calpestate. È un messaggio che può sembrare buonista, ma non lo è per niente. Lei ha detto una frase bellissima, cercando di racchiudere tutto quello che pensava di se stessa, del mondo della musica e del suo modo di fare musica. Il segreto di una grande interprete non è avere una bella voce. È importante capire esattamente il senso della gioia e del dolore di ciò che stai raccontando, perché nelle canzoni si interpreta sempre un'emozione e c'è sempre quella specie d'amore per quel qualcosa di cui stai raccontando. E se non sai cosa vuol dire soffrire, non sai cosa vuol dire amare. Amare è questo il grande segreto, l'unica cosa che noi dobbiamo sempre fare. E il sapere esprimere questo attraverso le canzoni è tutto quello che io voglio riuscire a fare. Grande Ludovica. Beh, possiamo dire da un'emozione all'altra, questa è stata un'emozione forte per chi ha amato Mimì, Mia Martini, per chi ha cantato anche solo una volta le sue canzoni, credo che qui sulla tribuna ci sia chi lo ha fatto. Io lo ammetto, insomma, ero un suo grandissimo fan. Insomma, è stato bello farsi raccontare Mimì anche da Ludovica in questo momento, come sarà bellissimo farsi raccontare e farsi cantare una canzone straordinaria che è stata al Festival di Sanremo, cantata da Massimo Ranieri, interpretata per noi e per voi da due personaggi che fanno parte della nostra famiglia e che insomma